Ok, siamo live. Buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questa mega enciclopedia online in cui ogni giorno mettiamo un nuovo tassello, un nuovo libro, insomma, in questa enciclopedia multimediale. Oggi sono felicissimo, davvero super felice di avere qui un ospite pazzesca. Oggi poi, insomma, raccontiamo tutta la sua storia. Micaela Zugliani, buongiorno. Ciao, grazie, grazie a tutti coloro che ci sono e che ci seguono. Come stai intanto, innanzitutto? Bene, bene. Bene? Sono tranquilla. Come sta andando questa quarantena? Ma guarda, a parte il problema oggettivo del lavoro, che effettivamente è tutto fermo, e quindi a parte quello, che ci saranno comunque dei problemi di entrate, anche perché andiamo incontro all'estate, quindi sicuramente quello è un problema. Però dato che comunque io sono assolutamente sempre sul bicchiere mezzo pieno, anche troppo certe volte, e quindi cerco, fin da subito ho cercato di investire questo momento morto in qualcosa che magari in altri momenti non posso fare. Okay. Per cui ho studiato, ho letto, ho lavorato in camera oscura, ho guardato i film, che comunque sono tutte cose che mi piacciono, che mi appassionano, che magari in altri momenti non hai il tempo per dedicarti. Grande. Sì, capisco benissimo. Tra l'altro stavo pensando che noi ci siamo conosciuti tramite Francesca Bonvini, che è subito qui presente e dice ciao, wow, ragazzi. Grande Francesca. Sì, lei è davvero super. E insomma mi ha messo in contatto e noi ci siamo conosciuti perché tu hai questa scuola di boudoir, si dice boudoir, giusto? Sì. La pronuncia giusto? Benissimo. Hai questa scuola in cui, insomma, proponi questa fotografia un po' come terapia, anche che credo che sia super interessante, però so poi che fai anche mille altre cose, oltre a questo. E allora ti chiedo, presentati a chi non ti conoscesse e dici un po' cosa fai. Sì, allora, io non mi sento solo una fotografa, diciamo che io utilizzo la fotografia insieme ad altri mezzi, che può essere per esempio la scrittura, per comunicare. Sicuramente prima di tutto c'è un bisogno mio che deve uscire, e poi per relazionarmi con gli altri e soprattutto conoscere gli altri, conoscere me e conoscere gli altri. Questo è sicuramente il da cui parte tutto, quindi sia la scrittura che la fotografia. Dopo ti racconto da dove parte comunque tutto quello che faccio. È tutto comunque, anche se faccio cose differenti, alla fine c'è sempre la stessa matrice, cioè far stare meglio gli altri, ma detto così è un po' presuntuoso, nel senso che avendo io vissuto determinate cose, mi immedesimo, capisco magari quali sono le problematiche e quindi ho un occhio di riguardo, diciamo così, una sensibilità per far stare meglio le persone quando fotografo, ecco, tutto qua. Per quanto riguarda la scuola di boudoir, diciamo che io è da 10 anni, da quando ho iniziato, mi sono occupata subito di ritratti. Avevo proprio le idee chiare, nel senso che quando ho iniziato a fotografare, ho iniziato subito con gli autoritratti per un'esigenza mia di conoscermi. Poi ho continuato anche a fotografare altre persone, e però ho creduto molto nel boudoir, nel senso, però in una maniera diversa, cioè un approccio comunque psicologico anche lì. Quindi non è un fotografare le donne nudo, sensuali, vestite totalmente con, non so, la coperta, non è necessariamente cosa tu indossi, ma è tirare fuori quella parte di femminilità e di sensualità che tutte le donne hanno. Però qual è la differenza, su cui poi io punto molto sempre in ogni foto? È che c'è una connotazione psicologica, nel senso che io sì fotografo, magari diciamo che la differenza tra il ritratto e il boudoir, che io personalmente faccio, è che nel ritratto cerco di tirare fuori la parte emozionale della persona, cerco di raccontarla come io la vedo, e
stimolare a darmi delle emozioni differenti. Nel boudoir c'è anche una cura estetica e valorizzante della persona, quindi per dire, se in un ritratto, magari il ritratto di una persona, chiamiamola emozionale, ma semplicemente, diciamo che nel ritratto ci sono già le emozioni, io vado proprio a sottolineare le emozioni, quindi per questo che gli do questo nome, ritratto emozionale. Magari in un ritratto emozionale la persona non è valorizzata esteticamente, perché magari sta piangendo, piuttosto che è intensa nella sua emozione, non è uno scatto valorizzante e quindi non è estetico magari. Nel boudoir invece io cerco di raccontare la persona, la donna in questo caso, però curando un pochino anche la forma, quindi il set piuttosto che la posa, una posa valorizzante che a seconda della corporatura magari ecco la giusto un attimo, nel senso che tu avrai visto, perché hai fatto appunto un tutorial sulle pose. Sì, il famoso tutorial sulle pose, sì, certo. Sì. Ce lo ricordiamo tutti. Sì, sì. E però è vero, cioè nel senso, anch'io adesso ho fatto, mi sono proprio messa in discussione, perché io mi metto sempre in discussione in ogni cosa che faccio. Perché se io devo chiedere fiducia, mettendomi in discussione, è come se io dessi fiducia agli altri, mi spiego? Certo, chiaro. Quindi anche adesso in questo periodo di coronavirus mi sono messa in discussione facendo un tutorial dove praticamente ho fatto vedere proprio tutti i miei inestetismi brutalmente messi in piazza, però ho fatto vedere come veramente cambia una persona, una corporatura può essere veramente 10 kg in più o 10 kg in meno. Quindi, però, l'ho visto, interessante però. Che lì è stato comunque un lavoro su di me, perché magari un anno fa io non l'avrei mai fatto, capisci? Perché comunque spiattellare i tuoi inestetismi così, devi comunque essere consapevole di te, capisci? Non ti sento più. Io non ti sento. Ti vedo ma non ti sento. Non so cosa è successo. Ecco. Mi senti? Sì. Ok, non so cosa sia successo. Ok. Non so quale sia stato il problema, pardon. Ok, non so qual era il problema, va bene. Comunque, dicevo, tra l'altro io dicevo, se la chat mi sente scrivete, ovviamente loro non mi sentivano e quindi nessuno scriveva, è chiaro questa cosa. Ok, comunque dovrei aver sistemato, va bene. Quindi per scuola di boudoir, per chiudere esatto. Il cerchio, alla fine, appunto, io faccio delle fotografie, sto puntando molto sui corsi per fotografi che vogliono o per... Vado? Vai. Ah. Sì, sto facendo i check intanto. Ok, corsi per fotografi che magari per passione o per lavoro vogliono, come dire, specializzarsi su questo nuovo settore, ma adesso sto facendo anche dei corsi per aspiranti modelle boudoir. Perché? Ok. La cosa bella è che io punto molto sulle donne che non hanno dei requisiti estetici particolari o un'età, nel senso, secondo me, a differenza della, questo è il mio punto di vista, poi magari non tutti sono d'accordo, ok? Però per me una modella boudoir non deve avere dei requisiti particolari e non c'è un'età. Una persona può fare a 40 anni, a 50 anni, ma anche a 60 anni, perché io faccio boudoir anche alle persone di 60 anni. Non è la cosa estetica, esteriore, è un modo di essere,
mi spiego, che è tutto basato sulla consapevolezza, però, o con la voglia di lavorare su se stesse, che magari non sono pronte, sono tantissime persone che vengono da me, sono molto in imbarazzo, però probabilmente sentono in un giudizio e la voglia comunque di poterlo fare con una persona che ha una certa sensibilità, perché lo si sente, no? Anche nei social, eccetera. E quindi mi piace molto perché con Scuola di Boudoir, e parentesi, ringrazio tutto lo staff fatto di donne, tra cui c'è anche la Francesca. Sì. E lo staff è preziosissimo, perché io non riuscirei a fare tutto, quindi ci sono delle ragazze che fanno, allora io do un contributo come fotografa, poi però ci sono le colleghe, comunque ci sono, per esempio Francesca, è particolare perché, Francesca Bonvini, è particolare perché lei può dare un contributo sia in termini di fotografia, perché lei è fotografa, e sia in termini di modella, perché lei ha iniziato anche a partecipare ai miei corsi come modella per far vedere ai fotografi o alle aspiranti modelle come posare. Però è una cosa che, a cui tengo questo messaggio, che comunque tutte lo possono fare, però bisogna farlo bene. Quindi, a differenza di una modella di moda, che probabilmente deve avere sicuramente dei requisiti, per il boudoir secondo me no, poi dopo sta ovviamente al fotografo a lavorare per ottenere determinate cose, ecco, capisci? Quindi i corsi sono indirizzati su queste due target, fotografi e aspiranti modelle. Ok, allora ho 7.000 domande da farti e allora vado, sì, in ordine, perché vale, sennò poi... Sì. Anzitutto, come ti sei avvicinata al boudoir, cioè come ci sei arrivata a questo genere? Come l'hai vissuto quando hai iniziato a fare i tuoi primi autoscatti? Allora, una persona fa qualcosa, c'è sempre un motivo, non c'è mai niente, nessuno fa mai nulla così per niente. Il mio motivo è stato sicuramente il fatto di aver vissuto per 13-14 anni dei disturbi alimentari quando ero ragazza, quindi tutto il mio approccio che io metto nella scrittura o nella fotografia comunque si nutre di questo malessere che poi è stato superato, e quell'autostima che mancava e che io ho lavorato per costruirla, adesso cerco di applicarla nella fotografia. Mi sono spiegata male? Ma... No, è chiaro, è chiaro. Ok, quindi praticamente ha inciso sicuramente quell'esperienza che io ho fatto, quel vissuto che io ho. Quando io ho iniziato a fotografare, e ho iniziato 10 anni fa, tu devi sapere che praticamente a 40 anni ho cambiato completamente vita, e ho cambiato me stessa, perché proprio sembrano due Michele proprio diverse, nel senso che quei disturbi alimentari poi li ho superati, ho fatto anche un percorso di terapia di 4 anni, ho continuato la mia vita, mi sono sposata, mi sono separata, ho una figlia e ho fatto diversi lavori, tra cui l'impiegata per 10 anni, però dipendente per la prima volta, ma non era un ambiente che sentivo mio, cioè ero proprio spaesata. In più mobbing, eccetera, eccetera, sta di fatto che l'azienda sentivo che stava per chiudere, cioè era in fallimento. Quindi cosa succede? Dopo la separazione, tu considera che non mi conoscevo per niente, perché conducevo una vita che non era mia e che comunque era per assecondare sempre gli altri. Ok, ti dico questo perché comunque ha inciso assolutamente tutto questo bagaglio in quello che io adesso faccio, perché non sarei quella che sono se non avessi avuto questo vissuto. Ok, quando praticamente a 40 anni mi sono separata, ho incominciato ad impazzire, perché ho incominciato a conoscermi, a mettermi in discussione, e poi caso vuole che proprio da un giorno all'altro ho iniziato a fotografare, cosa che io non facevo neanche proprio quando avevo mia figlia piccola o in vacanza, quindi assolutamente zero di fotografia, però sicuramente c'era un bisogno latente
di tirare fuori delle cose, questo è fuori di dubbio. Non a caso io quando ho iniziato a le prime foto sono comunque di autoritratti e di campagne sociali, cioè uno inizia con il fiorellino e io subito va pesante. Aspetta un attimo. Vai tranquilla. Quindi infatti una cosa interessante che diceva anche la Monica Silva, che è stata veramente bellissima come intervista, è verissimo che attraverso le foto degli altri e attraverso gli autoritratti si legge tantissimo delle persone. Se tu guardi, per esempio, se si guardano i miei autoritratti, che sono iniziati dal 2010-2011, ero incazzata nera, erano molto intensi, ma molto... lo sguardo era molto, molto aggressivo, perché anche se stavo meglio, eccetera, eccetera, comunque c'erano delle cose da tirare fuori. Tu pensa che... credo che le primissime foto sono state un lunedì, una domenica, allora ritorno indietro, una domenica pomeriggio sono andata a vedere Il Cigno Nero, un film così, perché a me piacciono sempre le cose leggere. Leggere, esatto, leggere. A me piace molto il lato scuro, che poi dopo ti dirò. Sono sempre stata appassionata di psicologia e soprattutto di lato scuro, cose nascoste, eccetera, no? E una domenica pomeriggio vado a vedere Il Cigno Nero e già avevo la fotocamera, che avevo comprato una reflex, ma parentesi, avevo comprato una reflex perché sentivo dentro di me, dato che mi stavo incominciando a conoscere, quindi ho tirato su il coperchio e mi mettevo in discussione, ma io non avevo l'ambizione di fare assolutamente nulla, però sentivo che ne avevo bisogno. Ok, allora niente, praticamente domenica vado a vedere questo film, lunedì pomeriggio mi sono fatta, che credo che siano i ritratti più intensi di tutti questi 10 anni, un lunedì pomeriggio mi sono fatta 3 album differenti, dove parlo del bene e male che c'è dentro di noi. Tu pensi le prime foto che ho scattato, bene e male dentro di noi, poi la dipendenza, la maschera. Cioè, perché questo ti fa capire quanto c'era dentro di me che doveva uscire, ok? Certo. E anche se a livello tecnico sono fatti male, perché comunque fare l'autoritratto è molto faticoso, perché cioè molto difficile, complesso, perché tu devi guardare la composizione, poi il telecomando, tu sei lì che devi interpretare, magari vuoi interpretare un'emozione e stai lì a cercare di mettere a fuoco, poi magari non va, cioè, non è sì, che... Sei distratto dal tecnicismo, cioè il tecnicismo distrae dalla... Dall'intensità. Quel momento. Bravissimo. Comunque, e poi, niente, quindi gli autoritratti sicuramente sono stati la prima cosa che io ho fatto, perché avevo proprio l'esigenza di farli per conoscermi e per tirare fuori determinate cose. Poi, come seconda cosa, mi ricordo che ho fatto un progetto che però, guarda caso, è uguale a quello che sto facendo adesso, e si parla di 10 anni fa. E da qui appunto nasce la risposta, perché io ho fatto boudoir. Ho iniziato come prima cosa a voler fare un progetto sul tirare fuori la bellezza delle persone. Quindi anche qui pazzia, perché io che ero molto timida, cioè adesso mi vedi che sono più lanciata, però prima io ero timidissima. Praticamente quando ho comprato la fotocamera andavo in giro, dato che per me avere la reflex significava fare fotografia, cioè saper fare fotografia, okay. Io andavo in giro per strada, scattavo, e poi per guardare mettevo la mano davanti per dirti le cose, le fisime delle persone, perché ero molto insicura, però mi piacevano. Allora, niente, praticamente come prima cosa ho organizzato un progetto dove praticamente facevo venire a casa mia delle persone che non conoscevo e che in un'ora, no, in mezz'ora dovevo tirare fuori la loro bellezza, quindi proprio mazzata sul... Però era una cosa che sentivo. E così poi ho incominciato, anzi ho approfondito questa cosa, questo percorso, questa strada, e ho visto che sia io
che le persone che fotografavo mi confermavano che, porca miseria, questa esperienza che loro facevano, le facevano stare molto bene. Oltre al fatto che si vedevano belle, ma avevano comunque fatto un'esperienza, che dire si fa un'esperienza fa molto figo, è molto di moda adesso, infatti io cerco di non usarla tanto questa cosa, però è un'esperienza effettivamente messa così. Certo, lo è. Capito? E quindi praticamente a furia di avere un riscontro positivo importante, perché andava proprio a toccare l'intimo delle persone, più lo facevo e più sentivo che quella era la mia strada. Poi ci sono state anche due situazioni in cui, per esempio, mi è successo che una persona era talmente forte quello che vedeva, perché la fotografia sì è valorizzante, però ti può anche dare di ritorno un'immagine di te che tu non vuoi accettare in quel momento, nel senso che ci sono dei cambiamenti, eccetera. E quindi ci sono state anche delle situazioni in cui la persona si vedeva, si piaceva, ma magari si vedeva che era, che, come dire, stava vivendo un momento talmente intenso, negativo, che con la fotografia era un po' uno specchio. Mi spiego? Certo. Quindi ci sono state due occasioni, per esempio, in cui una mi ha detto: sono bellissime, ma talmente intense che ho bisogno di prendermi un attimo di pausa e riguardarle quando sono pronta. Quindi non è sicuramente quello che faccio, mettere in posa non mi verrebbe, mi sembrerebbe di essere disonesta verso la persona che ho di fronte. Ecco. Se una persona mi commissiona un servizio fotografico e si aspetta quello, io lo rifiuto, perché non sono la persona adatta. Ok, ma tutto questo lo facevi quando già la fotografia era un lavoro, oppure nel frattempo lavoravi ancora? No, allora, io praticamente ho preso la fotocamera, ho aperto la partita IVA quando ero ancora dipendente, perché ormai nella mia testa, diciamo che, ah, non te l'ho detto, è stato talmente un amore... No, è stato un amore talmente immenso con la fotografia. Cioè, io praticamente, da che ho iniziato a fotografare, proprio il primo giorno, mi sono sentita come una persona che era cieca e che toglieva la benda. Cioè, è stata una cosa così intensa per me che io non ne potevo più fare a meno, ma proprio da un giorno all'altro. Allora, cosa ho fatto? Ho incominciato a studiare. E ti ripeto, era comunque tanti anni che avevo una situazione di mobbing, anche se ero in un ufficio che era vicino casa, un ottimo stipendio e assunta, però era una cosa che proprio io stavo male ad andarci. Tu pensa che a distanza di 10 anni ancora faccio gli incubi. Quindi praticamente cosa ho fatto? Dato che ho iniziato a fotografare, poi ho visto che c'è stato un riscontro generale di una potenzialità, e allora ho detto: sai che c'è? Io comunque a essere libera professionista penso, indipendentemente da che cosa, mi ci vedo, perché comunque sono più anarchica, ma anche molto indipendente, eccetera, per cui libera professionista non mi spaventava. In più ho detto, ho fatto questo ragionamento: se non lo faccio adesso che ho 40 anni, quando lo faccio? E quindi, certo, per risponderti ti dico, io ho iniziato subito, ho lasciato il posto fisso contro tutti, mi dicevo: tu sei fuori, sei pazzo, di qua e di là, però era una cosa che sentivo talmente profondamente, talmente forte dentro di me, che non potevo fare diversamente. È una cosa che, e quindi, certo, uno dice: vabbè, come fa ad arrivare alla fine del mese? Io lavoravo, nel senso, preparavo il mio lavoro. Ovviamente i primi mesi ho fatto magari dei lavoretti, non so, per 2 ore, 3 ore, ma quello era il mio lavoro, perché poi io non ho via di mezzo, nel senso, se io avessi fatto un lavoro e poi la fotografia, non mi sarei buttata, non avrei avuto la fame
non avrei avuto il pepe nel sedere. Okay. Io sono molto verace nel linguaggio, però è così, nel senso, per come sono fatta io mi ci devo buttare, se no non la faccio bene la cosa. E quindi, certo, l'ansia c'era, perché poi io ero separata con una figlia, 40 anni, e quindi tutto era sulle mie spalle, però era talmente tanta l'esigenza, prima che per il lavoro, di fare qualcosa per cui mi sentivo realizzata. E invece io per tutta la vita mi sono sentita non realizzata. Cioè, io fino ai 40 anni ho fatto una vita che non sentivo mia. Quindi tutta quella... carica emotiva, ecco, bravo. Tutta quella carica l'ho riversata nella fotografia, prima di tutto facendolo per me, ma l'ho fatto talmente con serietà, nel senso che mi ci sono buttata. Io appunto mi dedicavo giorno e notte, c'erano tante notti in cui io praticamente saltavo la notte e non dormivo, perché avevo da una parte la responsabilità di dover costruire il mio lavoro per mantenere mia figlia e le spese, ma nello stesso tempo era una cosa che mi faceva stare così bene per la prima volta nella mia vita, e poi perché secondo me è un lusso che io ho trovato, e ho il massimo rispetto per la fotografia e per questo mondo, per quest'arte, perché e infatti non capisco le persone che mi dicono: ah, io sono appassionato, e poi non hanno voglia di fare niente, non hanno voglia di studiare, non hanno voglia di applicarsi, di mettersi in discussione. È un non senso. Guarda, l'altro giorno parlavo con Eolo Perfido, che è un bravi... Mi senti? Adesso c'ho sì, la paturnia sì. Che no... Okay, ok. No, te lo dico io quando non ti senti. Perfetto. Parlavo con Eolo Perfido, che... E lui diceva, io ho iniziato a 28 anni, no? E anch'io ho iniziato a 28 anni. Che diciamo, comunque, non è giovanissimo. Ora, cioè, ci sta, è una buona età per iniziare, però ecco, non sei più giovanissimo, no? E lui diceva, una cosa importante per chi inizia dopo un po', tu ne sei l'esempio lampante, è che comunque hai più fame in qualche modo, esatto. No? Hai più voglia di fare rispetto magari a un ragazzo che ha davanti tutta la vita... E magari potrebbe, se, come dire, non capace di gestire tutto, l'emozionalità al meglio, magari perdersi degli anni perché nella fantasia di dire tanto c'è tempo. Invece chi inizia dopo un po' sa che c'è solo il domani e domani devi fare il più possibile. E quindi probabilmente okay. È questo che è un po' stata la nostra spinta, per fortuna. Sì, anche se comunque secondo me fa parte anche del carattere, nel senso che io personalmente sono una che se voglio fare una cosa cerco di farla al meglio, ma sono fatta così perché se no mi sembra buttare via il tempo, però poi ognuno è fatto come fa. Certo, no, ci mancherebbe. E tu quando... quindi... insomma, hai deciso che avresti fatto la foto, cioè hai comprato la Reflex, te ne sei innamorata, hai aperto la partita IVA e subito dopo ti sei licenziata. Sì. Ok. E come hai fatto praticamente a trovare i primi lavori? Avevi già iniziato questo progetto di far venire le persone a casa tua? Allora, quindi... sì. Allora, diciamo che dal primo giorno ad oggi io ho delle cose... che faccio per me di ricerca, poi dopo lo vediamo con calma, e delle cose più mirate al guadagno, anche se comunque tutto è sempre alla fine bene o male la stessa cosa, nel senso che io ho deciso, anzi ti rispondo perché sennò mi perdo, quando io ho iniziato a fotografare ho iniziato a fare dei ritratti, però ancora era poca roba, nel senso, per arrivare alla fine del mese, eccetera. Quindi ho fatto delle esperienze che mi hanno servito moltissimo, non tanto per il ritratto, quanto per il mondo della fotografia e le relazioni, nel senso che ho fatto una richiesta in un'agenzia press a livello internazionale che c'era a Milano, e mi è andata
di fortuna, nel senso che mi hanno accettato. Io di solito quando credo in una cosa ho una faccia da tolla che a ripensarci mi stupisco sempre. Questo è sicuramente una cosa che mi salva, perché effettivamente tante porte io le ho buttate giù proprio con chiedendo. Al massimo dicevo, mi dicono di no. Quindi cosa ho fatto? Ho chiesto a questa agenzia press, che comunque io era da 3 mesi che scattavo, però scattavo alle persone chiedendo se potevo scattarle, no? Ancora certo. C'erano pochi ritratti commissionati. E quindi praticamente ho fatto richiesta via mail, poi dopo ho fatto il colloquio e tutto quanto in un'agenzia press. L'ho fatto per 10 mesi. Questi 10 mesi io non sono stata pagata, ma era una richiesta mia. Cioè, io ho detto, posso fare gavetta da voi? Quindi era una mia, ovviamente facevo un secondo lavoro in quel periodo di tempo. Okay. Però è stata una mia scelta, perché e mi è servita tantissimo, anche se non era finalizzato a quello che faccio oggi, però mi è servito. Mi è servito perché poi è logico che io, quando loro mi chiamavano, tu pensa che io andavo a fare sfilate di moda, eventi sportivi, politica, attualità, quindi facevo tutto, perché secondo me era necessario mettermi alla prova in contesti differenti. Poi mi è servito tantissimo anche per superare la timidezza, perché come ti dicevo, una persona timida che fa il lavoro di fotografo deve lavorarci, perché sennò non può andare avanti. Quindi io mi sono violentata, perché comunque, per esempio, per le sfilate di moda piuttosto che altro, tu quando hai a che fare con le persone non puoi balbettare o essere insicuro, cioè comunque devi avere padronanza. E quindi quell'esperienza, anche se non è stata pagata, poi dipende, perché poi nel momento in cui io ho lavorato bene e c'erano determinati servizi che sono andati in stampa sui giornali cartacei, allora lì mi hanno pagato, però sono stati onesti, ma è una richiesta che ho fatto io per mettermi alla prova, ok? Quindi okay. Non vorrei aprire... Quindi diciamo che tu hai fatto, ma no, assolutamente, però tu hai fatto una scelta di dire investo questo anno, 10 mesi che sono, sì, per, come dire, in qualche modo fare quella gavetta che mi servirà per poi fare quello che vorrò fare. Esatto. Cosciente del fatto che lo farò gratis, cosciente del fatto che dovrò fare un secondo lavoro e quindi sarà ancora doppiamente più pesante, però ecco, lo faccio come investimento sul futuro in qualche assolutamente modo. Assolutamente. Però mi è servita tantissimo perché, primo, mi sono sbloccata a livello emotivo, cosa fondamentale. Mi è servito tantissimo anche nella velocità, perché tu sai benissimo che nel momento in cui tu fai degli eventi, sfilate di moda, ma possono essere anche cronaca no, ma attualità, eccetera, tu devi dare le foto entro 8 ore. Cioè non è che puoi stare lì a sciallare, a pensare, no, adesso... Devi essere proprio un robot. Quindi il fatto, per esempio, che io oggi do le foto velocissimamente è dovuto comunque a quello, ok? Quindi mi è servito veramente tanto e ringrazio anche questa possibilità, perché poi ho suggerito questa esperienza anche ad altre persone e non le hanno presi. Diciamo che mi è andata bene. Però ecco, quella sicuramente... Allora, per risponderti ti dico, come ho fatto a trovare clienti? Ho fatto quell'esperienza, mi sono messa in discussione appunto facendo prove e riprove con persone, cioè è iniziato il passaparola, io vivo di passaparola in fondo, sì anche di social ma molto di passaparola, e di un passaparola che era lei fa ritratti valorizzanti ma più che altro sono ritratti più emozionali. Ok, non ti mette in posa, quindi diciamo che le persone che facevano le foto con me, il fatto di essersi sentite bene e essersi poi viste valorizzate, io poi chiedevo le recensioni, quindi è tutto pubblico, diciamo che poi ci si contagia. E una cosa fondamentale, come ti dicevo prima, dato che la conferma che io avevo da parte delle donne era molto forte, ho capito l'esigenza che c'era
sul mercato. Diciamo che io ho deciso, anche qui contro tutti, perché la prima cosa che tutti fanno è andare, non vorrei fare la gaffa, andare nel matrimonio, okay. Nel senso che sembra apparentemente la cosa più facile. In realtà, secondo me, o lo fai bene, io ho visto le tue foto che sono meravigliose, o lo fai bene, però lì ci sono tanti fotografi, o sbaglio? Ci sono? Sì, sì, assolutamente, assolutamente, certo. Sembra che ci siano solo due settori, il matrimonio e la moda, che però la moda o lo fai benissimo o non so quanto riesci a venire fuori. Dato che il matrimonio non lo sentivo mio, in più io non sono una che va nelle strade battute, cioè non è di carattere mio, no? Nella moda non sono adatta, perché per me c'è la psiche o comunque la persona, quindi figurati se a me interessa dei vestiti, poi mi vedi come sono vestita, cioè io proprio della moda non c'ho niente, e quindi non era il mio settore. Allora cosa ho fatto? Nei ritratti sì, potevo andarci, però anche lì ci sono tanti fotografi ritrattisti, e appunto ho sentito proprio l'esigenza da parte degli altri, da parte delle persone, di un qualcosa di nuovo, che fosse appunto il boudoir. E ci ho creduto subito, con tutta me stessa. E infatti nel momento in cui io poi l'ho confezionato, cioè se io magari, non so, per un anno ho fatto le fotografie boudoir senza dargli il nome boudoir, ti faccio un servizio fotografico, poi magari era boudoir, poi io ho capito che l'esigenza c'era, la richiesta c'era, era molto forte, però nessuno lo dichiarava, gli metteva l'etichetta boudoir, ok? Allora ho cominciato a studiare, a guardare l'America, a guardare l'Europa, come si muoveva, ho fatto molte ricerche e ho creduto fortemente a questo settore, quindi ci sono proprio buttata con tutta me stessa, però appunto con un approccio più psicologico. A differenza, per esempio, del boudoir americano, che è molto estetico, io comunque gli do una connotazione anche psicologica. Infatti le mie foto non sono... il mio valore aggiunto, secondo me, non sono nelle foto belle o brutte. Il mio valore aggiunto è in questo approccio, perché ci sono... Io poi non sono per la perfezione. Sono per l'autenticità, ok? E anche qui si aprirebbe un altro bellissimo capitolo. Un altro capitolo. Però io so perfettamente, ci sono tanti fotografi che non dicono, ma so perfettamente che appena vedono le mie foto, si vede il pavimento, si vede, non so, l'imperfezione della donna. A me non me frega niente. Io punto all'autenticità della persona, poi la valorizzo, però a me che si vede al pavimento, se io voglio raccontare una donna che è inserita in un contesto casalingo, certo le prese magari mi danno fastidio, però se è confezionato in una maniera ordinata, per me è autenticità. Mi dà più fastidio a me personalmente le mani, che sto male quando vedo le mani appoggiate perché sono ferme, ok? Non sono autentiche quelle per me, e mi dà meno fastidio magari il pavimento. Mi sono spiegata? Assolutamente sì. E allora ti chiedo così, d'amblè, sì. Tipo in scivolata, che differenza c'è tra il boudoir e il nudo glamour, diciamo? Allora, io ti posso parlare per me, perché... Certo, sì, sì. Esatto, perché anche qui non c'è un boudoir, tanti mi chiedono che differenza c'è tra il boudoir, il glamour, il nudo, eccetera. Allora, io intendo il boudoir come utilizzo praticamente le donne e non le modelle, o comunque non do, ecco, diciamo che forse per sintetizzare, non do quell'aspetto patinato, ma più realistico. Quindi una modella perfetta a livello di corporatura, che però è
molto concentrata sulla posa e non comunica con lo sguardo, a me non piace. Cioè, i miei soggetti sono la signora Giovanna della porta accanto, tutte le tipologie di donne, dalle ventenni alla... Io ho fotografato donne di 65 anni, boudoir, meravigliose, cioè, sono delle esperienze proprio emozionanti. Persone un pochino più formose, persone con disabilità, e dopo ci tengo anche a parlare di boudoir disability. Questo perché? Perché io voglio essere, voglio portare avanti, utilizzando il boudoir che è una cosa estetica, diciamo che tutto quello che io faccio lo voglio poi convertire in qualcosa di popolare. Un po' perché nel mio DNA c'è la provocazione, cioè questo è fuori di dubbio. Quindi tutto ciò che si usa, perché deve essere rappresentato solo quello? No, io adesso faccio lo sfregio e vi mostro che c'è altro, quindi già fa parte di me. Ma perché una persona con disabilità non può essere sensuale e sexy? Perché una persona di 60 anni, solo perché ha 60 anni, non può essere sensuale? E quindi, dato che io ci credo molto al fatto che tutti possono esserlo, lo rappresento. E nello stesso tempo rendo popolare questo settore. In più, dato che ci credo molto a questo approccio e mi metto in discussione io come persona e come fotografa, e si percepisce questo, le donne si sentono autorizzate a venire da me. Cioè, nel senso, se prima magari il boudoir veniva inteso come la donna perfetta che veniva rappresentata, o nel glamour è la donna perfetta che viene rappresentata, con me la signora Giovanna della porta accanto che ha 20 kg in più, piuttosto che, capisci? Cioè tutte le persone dicono, ah, sai che c'è una possibilità anche per me, ma non solo appunto a livello estetico, ma come autorizzazione ad essere quello che una donna vorrebbe. Mi spiego? Assolutamente sì. E un'altra cosa importante che per me è meraviglioso, è meravigliosa, è il fatto che tutti i lavori commissionati, nessuno, forse uno, in 10 anni sono state richieste dalle donne per se stesse, non per il marito. Quindi questo ti fa capire quanto c'è richiesta. Cioè una donna lo vuole fare per se stessa. Lo vuole fare perché? Che tipologia c'è di clienti? Non sono persone esibizioniste, anzi, il più delle volte sono persone che timidamente dicono ah, ma chissà se io potrei esserlo, che magari vorrebbero, ma non osano. Però sentono con me che possono, anche leggendo per esempio le recensioni, che sono bellissime, io le leggo e mi commuovo, però per dirti, è un dare la possibilità a tutti di essere quello che poi tutti possiamo essere, perché tutti noi possiamo essere belli o brutti, sensuali, non sensuali, dipende dalle situazioni, da come noi ci sentiamo a proprio agio o veniamo fotografati. Chiaro. Okay. Ma una domanda. Io so che tutto il tuo entourage è al femminile, giusto? Una scelta. Esatto, una scelta. Lo immaginavo ovviamente. E allora ti chiedo, come mai questa scelta? E poi anche un'altra domanda legata a questo. È una scelta assolutamente su cui io punto i piedi. Infatti tanti uomini vorrebbero collaborare con me, io dico no! Perché il mondo della fotografia comunque è, come dire... costituito troppo dagli uomini e secondo me invece, e quindi non è democratico, diventerà democratico, diventerà democratico e darà un contributo alla fotografia più ad ampio raggio se sarà rappresentato in egual misura o quasi dall'occhio
maschile e dell'occhio femminile. Quindi, infatti io con Scuola di Boudoir sto spingendo molto, anche con agevolazioni, sconti sui corsi, eccetera, eccetera, sto spingendo molto affinché le donne fotografe facciano un corso e si spingano, osano su questo settore del boudoir. Anche perché, come avviene all'estero, perché tu per esempio fai una ricerca del boudoir in America, sono forse più donne che uomini che fanno. Che poi è anche vero che chi meglio di una donna può rappresentare la donna. Cioè, è magari meglio no, ma è un occhio diverso o un occhio in più. Invece adesso, secondo me, la rappresentazione della donna è molto sporcata dall'occhio maschile. Cioè, predomina tanto un cliché di rappresentazione della donna. Ok? Quindi, certo. Invece, mi piacerebbe questo. Quindi ti rispondo dicendoti, oltre a dare la possibilità a tante donne di lavorare in questo settore, è anche vero che una donna che viene da noi ed è coccolata e comunica con altre donne sicuramente si sente più a suo agio. Chiaro, immaginavo fosse questo, infatti te l'ho chiesto apposta. Ma perché sapevo anche che avresti organizzato, poi non so se l'hai fatto perché mi sa che era un po' in concomitanza con quello che poi con tutto quello che è successo, ma avevi organizzato una sorta di workshop in cui avevi chiamato a fotografare sia uomini che donne. Cioè, spiega tu com'era questa cosa, hai capito a cosa mi riferisco, sì, no? Sì, sì, speed date. Esatto, spiega allora, un po' cos'era, perché secondo me è interessantissimo come approccio alla fotografia. Allora, non è assolutamente un workshop. Allora, come ti dicevo, io tutto ciò che c'è lo guardo e dico, mica noia, voglio fare qualcosa di diverso. In più, sono una persona estremamente curiosa e mi piace giocare. Mi piace disturbare e smuovere un po' le acque. Fa parte proprio di me, no? E provocare. Quindi, praticamente, io cosa ho fatto? Ho pensato, creo un evento dove praticamente funziona come uno speed day normale, nel senso che crea un evento dove praticamente io lo gestisco, lo organizzo, non fotografo io, dove praticamente ci sono tot uomini, tot donne, facciamo finta 5 piuttosto che 10, facciamo adesso 10 come numero, ma non è importante il numero, ok? Ok. Certo, non deve esserci casino. Facciamo finta che siano 10, no? 10 uomini, 10 donne che fotografano la donna a turno, ma la cosa bella è che hanno pochissimo tempo, cioè praticamente 2 minuti, 3 minuti. Cioè, praticamente, allora tu devi sapere che quando vengono ai miei corsi c'è molta preoccupazione del tecnicismo, di sapere prima a priori cosa si deve fare, tutto precostituito. Per me la fotografia è come un incontro al bar. Volevo fare questo evento, speed date, con la fotografia, dove praticamente la gente si ritrova senza conoscere neanche i soggetti, quindi innanzitutto, contrariamente a come avviene per il workshop, dove tu sai già, se vuoi partecipare, sai già il soggetto e quindi valuti, questo soggetto è figo o no? Mi può fare, mi può essere utile per fare delle foto di portfolio? Allora, primo step, io non ti mostro i soggetti che ci sono, quindi tu puoi trovare anche la persona che non ti piace e sicuramente non sono le modelle classiche, quindi prima provocazione è non sono i soggetti che ci sono nei workshop, primo step. Seconda cosa, ti do un tempo, che è un tempo limitatissimo. Cioè, entri in ansia già solo quando tu leggi dell'evento, perché 3 minuti, però secondo me, a me è capitato di fare delle foto veloci. Cioè, nel senso,
guardo, entro un attimo in confidenza, ma poi qualcosa tiro fuori in tempi rapidi, non ho bisogno di 2 ore per fare delle foto, perché parto dal presupposto che prima di tutto c'è l'empatia e comunque la consapevolezza. Certo, chi partecipa, chi vorrebbe partecipare a questo evento, o è uno folle che si vuole mettere molto in discussione, oppure è una persona che dovrebbe già sapere un pochino come muoversi. Non sa se c'è la luce naturale o artificiale, non sa assolutamente niente, è un appuntamento al buio, con un tempo stabilito. E poi la cosa bella, quindi già questa doccia fredda, ma poi la cosa bella sarebbe stato quello, e comunque ti dico, l'ho spostato, l'ho annullato per ora perché con il coronavirus era, certo, era un problema. Poi però mi piacerebbe farlo, anche perché raccontandolo tutti, ah, ma che figata questo evento. No, no, infatti quando me ne ha parlato Francesca mi aveva incuriosito come cosa, perché insomma era sicuramente un evento diverso al solito. Poi dalle righe, sì, sì. È un bel modo anche di mettersi in discussione, o comunque insomma di testare. E poi tra l'altro a me piaceva tantissimo il lato psicologico che c'è dell'approccio dell'uomo alla donna e della donna verso la donna, cioè questo modo diverso di vedere, che credo che sia interessantissimo poi vederlo anche all'atto pratico, no? Che poi non ti ho detto, lo specifico per chi magari non sa il secondo step. Quindi l'evento si organizza così, che si ha a turno un tot di tempo e si fotografa il soggetto. Poi però cosa succede? Che finito l'evento, ovviamente non possono pubblicare, non potrebbero, io parlo come se appunto fosse fatto questo evento, no? Una volta a casa si ha tempo una settimana, quindi anche qua ansia da prestazione, stare nei tempi. Le persone che hanno partecipato, i 10 uomini e le 10 donne, hanno a disposizione una settimana per dare una foto di ciascun soggetto, per dire, no? Senza però, e io li pubblico sul sito o su un canale, senza però dire se è uomo o donna. Poi da casa devono intuire, devono capire, indovinare se è uno scatto fatto da un uomo o fatto da una donna. Quindi c'è anche una chiave, secondo me, sociologica di come viene rappresentata la donna. È un gioco alla fine, però è interessante. Ma sì, assolutamente lo è. E sono convinto che siano due modi diversi di vedere. Cioè, io credo che sia quasi palese questa cosa, no? Però è interessante. Con questo non voglio svalutare l'uomo o svalutare la donna. Cioè, credo proprio che siano due modi differenti di vedere. E mettere a confronto in una stanza per una giornata insieme è bellissimo. Peraltro, sul discorso dello scattare molto velocemente, mi è venuto in mente che tempo fa, l'estate scorsa più o meno, ho fatto un video con il mio amico Simone Tarca, in cui giocando siamo andati a Milano e ci siamo preparati dei foglietti, e su ogni foglietto c'era una sfida, diciamo, no? E c'era, non so, tipo un secondo senza poter guardare, un solo scatto, hai un minuto di tempo, insomma una serie di costrizioni, no? E devo dire che abbiamo fatto 2 video, poi uno sul mio canale e uno sul suo. Sul mio era tutto in un minuto, quindi avevamo delle costrizioni e in quel minuto devi fare qualcosa. Per esempio, c'era in un minuto devi fare una foto sola, cioè avevi solo la possibilità di fare uno scatto. E lì è devastante, perché a parte che un minuto non è mai stato così breve nella mia vita, sì, e poi uno scatto solo, cioè è proprio, sei talmente tanto, come dire, indeciso su cosa potresti fare, no? Che alla fine poi sei costretto a fare quello che ti devi fare, perché poi finisce il tempo. Però è un esercizio interessantissimo. Io ho trovato che in quel giorno abbiamo imparato davvero un sacco, al di là delle foto che possono essere venute più o meno bene, ma non è quello lo scopo. Non, lo scopo è proprio mettersi alla prova in qualche modo, quindi deve essere bellissimo anche in questo modo. Cioè 3 minuti per scattare una persona che non conosci in un contesto così è sfidante al massimo livello. Ma io credo che si debbano fare molto di più queste cose, non si fanno assolutamente, si dovrebbero fare molto di più questi giochi, queste sfide, piuttosto perché sono veramente molto più formative queste cose, sia in termini di relazione, sia in termini proprio di velocità, di osservazione. Tu hai parlato di un minuto, cioè ti costringe a osservare, si fanno molte più cose inutili, secondo me,
che queste, anche perché questa comunque è divertimento e gioco, è, ti mette in discussione e dovrebbe essere fatto con uno spirito leggero. E invece, secondo me, la fotografia manca questa leggerezza, adesso senza generalizzare, però se ci fosse più leggerezza, più voglia di giocare con il mezzo e con se stessi soprattutto, senza, cioè, ti viene fuori una foto brutta, però comunque tu hai vissuto una determinata cosa che magari in altri contesti non avresti vissuto, per dire, no? Ah, benissimo. Quindi, ecco, e, a proposito di osservazione, piccolissima parentesi, quando io faccio corsi di fotografia, no? Boudoir, al termine, quando sta per finire il corso, io do sempre, non so, 10 minuti, a parte che i miei corsi sono a numeri molto limitati, cioè o 3 o corsi individuali, proprio perché punto molto, anche se è un corso di boudoir, punto molto a un approccio umano sia di tempo sia di situazione con il soggetto, ok? Ma negli ultimi 10 minuti del corso io do a disposizione appunto 10 minuti per fare, dico, benissimo, allora ti ho lasciato libero di fare, ti ho suggerito delle cose, faccio diversi step, no? Gli ultimi 10 minuti dico, benissimo, o 5. Adesso tu hai la possibilità di fare solo 5 scatti. E anzi, la modella, il soggetto, mi controlla e se tu ne fai di più, me lo dici che ti cazzo. Però in quei 5 scatti, tu devi prima osservare. Hai deciso? E poi fai. Ne hai solo 3 o 5 di scatti. E lì vedi effettivamente che sei costretto a osservare e a ponderare rispetto a scattare in continuazione. Ah, sono... è comunque un esercizio. Assolutamente, ma infatti è per questo che, perché in tanti dicono, quando parlo dell'analogico, alcuni mi dicono, ma perché usi l'analogico? Alla fine siamo nell'era digitale e comunque la fotografia è sempre fotografia, e io sono d'accordissimo, però credo anche che chi sia nato con l'analogico abbia un approccio diverso alla fotografia, perché è forzatamente più lento. E quindi quando tu sei nei limiti, espandi la tua creatività e la tua coscienza in qualche modo. Per esempio, mi ricordo quando ero piccolino che mio padre mi regalò una, non so neanche, non è vero, non me la regalò, la trovai io dentro all'armadio, e era una sorta di videocamera, ma sai quelle con le cassettine tutte, cioè, capito, non so, con la levetta di fianco, no? E però mi ricordo che feci un mini video piccolissimo, che durava, non so, un minuto, in stop motion. Io non sapevo neanche cosa fosse lo stop motion, no? Mettendo tipo, c'era, non so, Ken, Barbie, le cose, i supereroi. Avevo fatto una sorta di storia in stop motion, un pezzo alla volta. E quando ci ripenso, mi stupisco del me bambino che, con un mezzo, capito, dell'antiguerra, riuscì a creare un mini video che però era interessante per il concetto, per la limitazione che aveva quella cosa, no? Se io avessi avuto una videocamera qualunque, magari non avrei fatto la stessa cosa. E così, quando tu hai delle limitazioni all'interno di queste, riesci a uscire dalla tua zona di comfort, nella quale di solito ti culli, perché è beato dei tuoi automatismi e del potere delle 2484 foto a servizio, e espandi quella che è la tua percezione delle cose, dal mio punto di vista. Quindi sono assolutamente d'accordo con te e credo che sia un esercizio interessantissimo il tuo. Ma non solo, io per esempio, cioè, io non sono mai stata una che scattava 300.000 foto, però è anche vero che adesso, per esempio, che scatto in analogico e poi le sviluppo, le stampo, aspetta un attimo, cioè, è anche un discorso economico. Allora, ti voglio vedere a scattare e poi dopo sono soldi. Quindi, assolutamente, comunque, assolutamente. Giustamente, come dici tu, anche se uno magari si impone di scattare di meno col digitale, comunque sfora, non c'è niente da fare. Cosa diversa appunto con l'analogico, che dice, aspetta un attimo. E comunque anche perché quando sono finite, cioè, tu puoi avere anche 5 rullini, però quando sono finiti quelle... sono finite, e 5 rullini 24 sono, cioè, 100, quanti sono? 100, non so, 110, così, no? Cioè, alla fine finiscono comunque abbastanza in fretta se non ci stai attento, quindi credo che sia interessantissimo. Per quello io consiglio ogni tanto di fare
un po' un approccio analogico, no? Di portarsela dietro e studiarla. Io in primis, spesso ultimamente sto uscendo con l'analogica e ho scatto un po' in analogico. Tra l'altro hai una camera oscura in casa. Sì, poi secondo me... Ok, provo a parlare? Ci sono, ci sono. Poi secondo me, questo è il mio pensiero, magari non saranno d'accordo tutti, però per chi insegna, io credo che sia anche doveroso. Cioè io per esempio ho sempre sentito dentro di me che io ero più per la fotografia analogica in bianco e nero, cioè proprio non avevo il minimo dubbio perché proprio c'è una magia diversa eccetera, però l'ho sempre rimandata questa cosa perché come ti dicevo prima io sono molto a compartimenti stagni, se devo fare una cosa poi sono molto lenta a capire, non sono velocissima, sono una goccia, quindi però ho bisogno dei miei tempi, quindi in questi anni io sapevo che quello era la cosa che sentivo più mia, però ho continuato a rimandare fino a un momento in cui l'avrei approfondita. Cosa ti volevo dire? Sì, e ti stavo dicendo, secondo me chi insegna fotografia comunque deve conoscere anche l'analogico, perché sennò sei incompleto, io sono di quest'idea, quindi quando io quest'estate finalmente mi sono dedicata, ho fatto un corso intensivo di camera oscura da Jacopo Anti che è meraviglioso, è stato veramente, ho fatto un corso individuale perché volevo proprio farlo bene, poi ti ripeto sono lenta quindi che mi prendesse per mano eccetera, e però ecco, almeno adesso ho sicuramente una conoscenza diversa. Quindi certo. Camera oscura sì, ce l'ho in bagno. Ah, meraviglioso. Cioè, sviluppi tu quindi i rullini in bianco e nero? Sì, sì, sì. No, è bellissimo. Fantastico. Perché. Che poi credo che lì ci sia... perché uno dice, vabbè, puoi scattare alla fine... Tecnicamente tu puoi scattare in analogico e poi puoi farlo sviluppare. No, è un'altra cosa. Però, esatto, anche perché... Come dire, sei ancora più responsabilizzata nei confronti della fotografia che stai scattando, perché se fisicamente sbagli qualcosa, cioè, alla fine le hai bruciate, non ce l'hai più, no? Cioè, tu sbagli, non so, a un acido, sbagli semplicemente a estrarlo, sbagli, cioè, basta un attimo e hai bruciato tutto il lavoro. Quindi, non so, ha tutta un'importanza diversa. E poi sai un'altra cosa dell'analogico che io trovo interessantissima, è questo, che tu vedi le foto dopo. Molto dopo, alle volte, no? Cioè, immagina, magari uno inizia il rullino oggi, lo sviluppa tra un mese, sì, due mesi, e quindi hai questo ritardo fisiologico che la fotografia analogica ti dà, per tutta una serie di motivazioni, che ti porta anche a guardare quelle foto in una maniera diversa, con un approccio diverso. Cioè, per me è così. Poi, è chiaro che c'è tutta... Uno può diventare bravissimo anche solo col digitale, ci mancherebbe, però... È proprio un altro approccio e credo che, non so, sia bellissimo. Allora, ti dico, per me sviluppa... Allora, prima di tutto, ripeto, il mio punto di vista, se scatti con la fotocamera analogica e poi lo dai in laboratorio, per me è una cosa, è un terzo di tutto il processo. Perché proprio tutto il resto viene dopo. Per me... Sviluppare, stampare è il mio yoga. Allora, ti dico, io sono una persona iperattiva, nel senso che finisco un progetto, ne ho altri tre in mente. Cioè, io ho un accumulo sia energetico che proprio mentale. Faccio sport, magari corro, ma non c'è lo stesso effetto di quando io vado in camera oscura. Perché? In camera oscura, dato che poi io sono una persona che si distrae molto facilmente e sono lenta, nel senso, comunque, sono autodidatta, ma ci ho messo del tempo, eccetera, eccetera, a parte appunto il corso con Jacopo, cosa succede? Che quando io vado in camera oscura, dato che può succedere anche una piccola cretinata di distrazione e sono foto buttate via, io sono costretta a concentrarmi su quello che sto facendo. La concentrazione mi permette quindi di non poter pensare a nient'altro. È proprio come un processo per me di meditazione.
in questi termini, nel senso che spezza il flusso dei pensieri, ok? E mi rilassa tantissimo. E poi mi piace, lo trovo molto fisico, molto artigianale, perché il risultato delle foto, per esempio, a me piace delle foto molto contrastate, cioè al limite proprio della decenza, nel senso, okay, che per scelta è affascinante vedere che poi le fotografie che io faccio in analogico e in digitale hanno alla fine la stessa post-produzione, cioè vuol dire che proprio la pancia è lì, ok? Cioè, tante volte il corpo del soggetto, il contorno del corpo, anzi, si va a perdere nel bianco dello sfondo. Ma a me piace proprio questo effetto, questo contrasto eccessivo, no? A volte può risultare magari tanto, tanto forte. E il nero, per me è un nero pastoso, mi ricorda, è burroso, mi dà l'idea del nero della carrozzeria. Questa sensazione fisica di, sì, artigianale, gli acidi, la puzza, non me la dà la fotografia digitale, assolutamente. Quindi, per come sono fatta io, sicuramente, sia perché comunque mi piace la fotografia in bianco e nero, mi piace anche appunto tutto questo procedimento di rilassamento della mente, eccetera, eccetera, e poi è una soddisfazione perché, insomma, fare una fotografia stampata da te e che ti piace, insomma, non è proprio da tutti, quindi... Ah, certo, assolutamente. Tra anche altro... perché appunto, cioè, basta un attimo che è da buttare. Sì. Luisa Cittone... Luisa. Dice Miki è un terremoto di idee. e Savo dice con l'analogico, che è interessante questa cosa, con l'analogico è difficile anche ricordare la modalità di scatto, quindi ogni esperienza è una foto, ogni foto è un'esperienza istintiva. Ed è vero questa cosa, no? E cadono poi tutti i tecnicismi, perché sai, mentre in una foto digitale uno potrebbe dire, ah, fammi vedere gli EXIF, no? I dati, come l'hai scattata, con che obiettivo, con che diaframma, con che... Invece su una foto analogica tutte queste robe non ce le hai, no? E quindi cioè, decade anche questa, insomma, decade questa ricerca continua del sofisticatismo tecnico, e invece si lavora un po' più di pancia, che è interessante. Sì, bene, poi il mio modo di fotografare è molto di pancia. Ok. E quindi... poi domanda... Sì. Invece hai fotografato anche gli uomini? Sì, però in quantità minore, per due motivi. Uno, allora, se fosse per me io fotograferei tutti. Il punto è che per fotografare gli uomini bisogna prima togliere l'80% di chi magari ha altri interessi. Quindi il problema è anche quello, mi spiego, cioè senza generalizzare, però per una donna è un po' un problema, nel senso che ci sono tanti uomini che magari ti dicono voglio essere fotografato, ti commissionano un servizio fotografico e poi quando vai ad approfondire scopri che vogliono le foto di nudo. Che per carità, non è che io sono contraria alle foto di nudo maschile, però si percepisce il fine che è un altro, vi spiego? Ok, sì, quindi, chiaro, certo. Quindi, da una parte c'è questa mia difficoltà nel dover purtroppo stare attenta a determinate cose. Quindi la libertà che io vorrei avere nella fotografia, purtroppo non posso averla, perché oggi bisogna anche stare attenti. Certo. Questo non significa che generalizzo su tutti gli uomini, assolutamente no, però è una cosa su cui comunque devo fare i conti. Primo. Secondo, è anche vero che comunque questo approccio alla fotografia con una connotazione comunque, con,
sì, con un senso comunque molto psicologico e di valorizzazione, in questo momento lo sento tanto dalle donne. Questo non significa che gli uomini non abbiano quell'esigenza, però il punto è che io vorrei fare tante cose, però purtroppo devo anche togliere cose che magari o mi danno meno da mangiare, per dire. Cioè, se io per esempio avessi fotografato in questi 10 anni tanto gli uomini quanto le donne, secondo me, questo è il mio pensiero, il messaggio della donna che fotografa, scusami, il messaggio della fotografa delle donne sarebbe stato meno forte. Mi spiego? Certo. E quindi è una scelta. Poi, no, per carità, non è poi, il mio lato marketing mi dice che settorializzare è la cosa migliore che tu possa fare, quindi io sono solo d'accordo. Però era una curiosità, ecco, perché credo che poi ci sia anche una sorta di resistenza psicologica da parte degli uomini nel farsi fotografare mostrando le proprie fragilità, soprattutto a una donna. Ma credo che anche tra uomo e uomo sia diverso. Tu come vedresti, diciamo, la tua figura speculare al maschile? Cioè, un uomo che per lavoro fotografa uomini nelle situazioni di boudoir? No, ma secondo me non... Allora, faccio però una precisazione o comunque un'aggiunta. Quando io, per esempio, faccio dei progetti psicosociali, quindi non boudoir, ma psicosociali, di sfide, di conoscenza dell'animo, eccetera, eccetera, io coinvolgo anche gli uomini. Il punto è che di uomini che si mettono in discussione o che vogliono partecipare, ce ne sono veramente pochi. Per esempio, un progetto molto interessante che io ho fatto è Donna allo specchio, e poi l'ho proposto anche agli uomini. Ma se tu guardi il numero di foto, sono molto di più le donne rispetto agli uomini. Come anche, per esempio, Fai l'amore con te stesso, che dopo, se vuoi, lo raccontiamo. Io lo propongo alle donne e anche agli uomini, perché io voglio essere democratica, non voglio io togliere una fetta di popolazione, per dire, perché comunque sono progetti sociologici. Quindi se io facessi una discriminazione di sesso, andrei a raccontare soltanto una parte della tipologia di persone, ok? Il punto è che sono loro che alla fine, cioè, li devi un po' trascinare, cioè, poi quando vengono, un po', molto insistere, ok? Non sono persone che si buttano. Poi quando vengono, che decidono di venire, allora ti danno tutto se stesso. Ok, ma quale pensi che sia la difficoltà di un uomo nel farsi fotografare da una donna? Non stiamo parlando di boudoir, stiamo parlando in generale? No, in generale è di boudoir anche. La difficoltà... io credo, l'ha detto qualcuno in una tua intervista, la psicologa, se non sbaglio. Allora, io penso che l'uomo non sia abituato dalla società a parlare, verbalizzare, le diceva, a parlare di emozioni o a mostrare se stesso nelle varie sfumature. Non significa che le donne provano delle emozioni e gli uomini no. Solo che la donna è più abituata dalla società a tirarle fuori. Oppure ci sono io che dico, dai donne, venite! Ok. Gli uomini sono, secondo me, più riservati, penso. Guarda, la risposta che ogni volta... La risposta più frequente che gli uomini mi dicono quando io propongo un progetto o delle fotografie è no, vabbè, ma a cosa servo? Cioè, non hanno la curiosità, ma è come se non ritenessero che il loro intervento possa servire a qualcosa, o a se stessi, o al progetto, o agli altri. È come se quindi secondo me non si sentissero autorizzati a mostrare, però mi spiego?
Certo, ma perché il punto è che ci riflettevo su riflessioni a voce alta, Sì, non sì. sono premeditate, però ecco, pensavo questa cosa, se una donna in qualche modo trova conforto in una donna, anche come sei tu comunque forte, che in qualche modo capisci che può guidarla a ritrovare anche un po' se stessa, un uomo è... Anche nei confronti di un altro uomo è sempre restio a mostrare, come dire, le sue debolezze o a mostrarsi o aprirsi completamente come si dovrebbe fare in una sezione di scatti con una persona come te. Forse potrebbe anche essere questo. E credo che sia che tu sia donna, sia che dall'altra parte ci sia un uomo, per un uomo è sempre un po' più difficile. Non so, questa è la mia percezione così, pur parlare, però dovrei fare un approfondimento su questo. Allora, io penso, non ho capito benissimo, però ti dico questo, Ok. Meraviglia. io penso che non si possa generalizzare, nel senso, dipende molto dalla bravura, ma per bravura intendo sensibilità, empatia, capacità di mettere a proprio agio le persone. Se un fotografo uomo è capace di toccare dei canali, dei livelli tali con un uomo o con una donna, riuscirà ad ottenere la foto. Io so che, per esempio, ti faccio una piccola parentesi, io cerco sempre di più poi oggi. I miei corsi sono molto particolari perché anche qui sono un po' fuori dagli schemi, nel senso che la gente viene ai miei corsi, sto parlando di fotografi e fotografe, e non sa tanto cosa si aspetta, cioè può intuire che non punto sul tecnicismo, però comunque non sa perfettamente cosa si aspetta dal corso, cioè io posso aver pensato a un programma, ma poi lo sforo sempre, cioè lo cambio sempre a seconda della persona. E oggi, sempre di più, anche nel corso di boudoir, chiedo sempre ai partecipanti, e quindi anche agli uomini, di provare l'esperienza di essere ritratti. Ok? Quindi tu vuoi fotografare una persona? Sì, ma tu sei mai stato fotografato? No, allora adesso ci penso io. 5 minuti, 10 minuti, ma te sta doccia fredda la devi fare, no? E quindi io so che se ho una persona che non si chiude a riccio, poi sta a me eventualmente lavorare affinché questa persona si apra e non rimanga chiusa a riccio, ma sta a me fare in modo di ottenere quello che voglio sia da un uomo che da una donna. Ti ho risposto in qualche maniera? Sì, mi ha Quindi risposto in qualche sicuramente maniera. Ok, dipende dall'altro, non tanto dal sesso. sì, è chiaro. Tu dici, alla fine dipende più dalla sensibilità del fotografo nei confronti di chi è davanti piuttosto che dal soggetto che deve ritrarre. E questo Secondo è me chiaro. sì. Chiaro? Potrebbe essere. Non lo so, cioè, sono, come dire, non poco convinto, però ho qualche dubbio, ma non riguardo te, ma perché è una riflessione che stavo facendo anche verso me stesso e verso le fotografie che io ho fatto, e mi sono detto, boh, c'è da indagare perché non ho ancora una risposta chiara. E Fabio Ferrara dice, l'uomo, che bellissimo, l'uomo vale per quel che fa, la donna vale per quel che è. Quindi fotografare l'uomo in se stesso lo mette in difficoltà. Potrebbe essere una risposta, non lo so, non lo so, non lo so. Dipende. Scusa, mi alzo un attimo perché è completamente buio. Alzo Vai, un attimo vai, vai. la tapparella. Ecco. Tranquillo, tranquillo. Intanto leggo un po' di commenti. Allora, Massimo Di Mauro dice simpaticissima. Francesca ha scritto un bellissimo commento, però ultra lungo, tra l'altro diviso in quattro, non riesco a leggerli. Non Francesca fa dice: niente, sì. la Miki ha sempre tanto, è un mito, ha sempre tanto a insegnare. Francesca dice. Allora, no, comunque dicevi. Riguardo appunto, no, alla fotografia, sì, all'uomo. Ok, però a te comunque è capitato di scattare uomini, insomma. Ok, Sì. nonostante, come dire, la tua comunicazione sia prettamente rivolta verso le donne, hai comunque, come dire, all'interno dei tuoi progetti, dei progetti per gli uomini, no?
o comunque rivolti anche agli uomini. Certo, ma ti ripeto, se fosse per me, se avessi il tempo, io farei tante altre cose. Quindi io non ho niente contro fotografare gli uomini. Anzi, mi piace, non ci vedo nulla di che, solo che poi alla fine vedo che le richieste a livello anche di ritratti commissionati, eccetera, sono sicuramente più dalla parte delle donne. Però, per esempio, i progetti che io faccio, a cui tengo molto, cioè nel senso che credo molto, li rivolgo anche agli uomini. Chiaro, ma invece tu hai questi due progetti, cioè due, come dire, vie, no? Che vanno parallele. Una è quella principalmente del lavoro e quindi qualcosa che in qualche modo ti sostenga. E poi dall'altra parte hai invece anche, come dicevi, dei progetti personali che porti avanti. Sì, perché alla base della mia fotografia c'è sempre stata, e credo ci sarà sempre, la ricerca, vabbè, fa figo, però la ricerca dell'animo umano, nel senso che io faccio fotografia prima di tutto per quello. Io ho iniziato a fare fotografia per quello ed è una cosa che mi rappresenta. Una definizione che mi hanno dato e che mi piace un sacco è indagatrice dell'animo umano. A me piace un sacco perché effettivamente è così, nel senso che quando per esempio faccio i ritratti emozionali, allora dopo ti rispondo per i progetti, però per esempio con i ritratti emozionali, ovvero sfondo nero, non c'è il vestito che è importante, quindi io per esempio faccio indossare cose nere su sfondo nero in modo tale che io mi concentro sul viso, ok? Per esempio, per i ritratti emozionali, io cerco sempre in un servizio fotografico, che è, non so, un'ora, per dire, io cerco sempre di tirare fuori emozioni differenti. Per esempio, se tu sei una persona che come maschera, come rassicurazione, fai vedere che sei solare, sempre sorridente, eccetera, eccetera, io dico, no, te non mi freghi. Allora, come primo step ti faccio vedere, faccio quello, cioè ti rappresento così. Poi però vado a pungolare, nel senso che proprio provoco in un modo dolce, ma provoco, cercando di tirare fuori altre emozioni, perché nessuno di noi, nessuna persona è solo una cosa. Tutti noi abbiamo differenti emozioni e personalità. Non a caso, dopo ne voglio parlare, non a caso io lavoro molto, tanto della mia attività fotografica è sul doppio, che dopo vorrei fare una piccola parentesi. Quindi ti dico, un servizio fotografico per me deve poter offrire alla persona diversi aspetti della sua personalità o delle sue emozioni. Chiaro. E questo lo faccio con la musica, punzecchiare, però non mi accontento mai. E uno potrebbe dire, vabbè, tu li violenti, è una forma anche di violenza, nel senso che, a parte che una persona viene da me, sa cosa si aspetta in questo caso, perché se mi commissiona i ritratti emozionali e mi commissiona proprio per vedersi, per vivere quell'esperienza, ma nello stesso tempo per vedersi magari in un modo diverso da come si vede, un po' è ben disposta a mettersi in gioco. Se no, non verrebbe da me, andrebbe da un altro fotografo, ok? Ma poi, appunto, io cerco da un servizio fotografico di raccontare i vari aspetti della persona. E ecco cosa volevo dire. Ed è comunque solo delle piccole violenze, nel senso che nel momento in cui una persona è con uno sfondo nero seduta e ti chiede cosa faccio, aspetta, no, e ti chiede cosa faccio,
E io, niente. E uno si sente nel mare, abbandonato a se stesso, poi è logico che sta a me cercare di metterla a proprio agio, eccetera. Però io non dico fai questo, fai quest'altro. E se io vedo, ecco, se io vedo una resistenza da parte della persona, perché alla fine siamo entrati in un percorso magari, per dire, doloroso o di chiusura, io non insisto più. Quindi io sto molto attenta a leggere la comunicazione non verbale. E la comunicazione non verbale ti dice tantissimo. Ok? Quindi diciamo che il mio lavoro è molto di osservazione. Infatti, dopo, a parte che io non faccio mai dei servizi fotografici oltre le 2 ore, considera poi che, indipendentemente che sia fotografia boudoir o ritratti, quando le persone vengono da me c'è comunque una prima parte in cui si prende il caffè, si chiacchiera, perché è assolutamente doveroso. Io non, certo, non ho mai scattato, aprono la porta, sì, dai, ok, facciamo. No, mai, assolutamente. Non, guarda, una volta una persona, appunto questa signora di 65 anni, che meravigliosa esperienza, era stata mandata da me, dalla sua psicologa, per fare fotografie boudoir. E io avevo, diciamo che il tempo era 2 ore, io sono stata 1 ora e un quarto a chiacchierare, perché sentivo, cioè lei è arrivata e io sentivo subito che non era pronta. Quindi adesso non sto dicendo che con tutti sto 1 ora a parlare, però il parlare, il dedicarmi alla persona e lavorare affinché una persona appunto si senta a suo agio e sia pronta a affidarsi a te e fidarsi di te, ok? Che sia ritratto emozionale o boudoir, è doveroso. Se no io non riuscirei ad avere, a fare le foto che poi faccio. Chiaro. E prima hai voluto, hai parlato del dualismo e l'hai lasciato in sospeso, e adesso andiamo a riprenderlo. Dicevi? Allora, come ti dicevo, io sono appassionata di psicologia. Poi, vabbè, tutti i film su il doppio, il lato scuro. Infatti ho preparato anche un libro inerente a questo. Che dopo ti dico. Mi affascina molto il lato. Allora, si dice socialmente che è il lato scuro. In realtà non è un lato scuro, è semplicemente la nostra parte, la parte di noi che non viene ascoltata, ma è una parte, anzi forse la più autentica, che per non andare contro, cioè per evitare di andare contro la società, quello che ci si aspetta da noi, eccetera, eccetera, soffochiamo, o perché magari non ci conosciamo bene, ok? Quindi diciamo che la parte più forse autentica di noi, spesso la soffochiamo e la nascondiamo. E quindi rimane nell'ombra e però fa casini, perché più rimane nell'ombra, più ad un certo punto esplode. Ed è comunque anche un percorso che io ho fatto, nel senso che io oggi posso dire che ho un'ottima consapevolezza di me, un'ottima accettazione di me, non me ne frega niente di quello che pensa la gente, ma non perché non ho rispetto, ma perché ho lavorato molto su di me e sono così, non sono più disposta a compromessi. Se ti sto bene, bene, se no pazienza. Anche perché ho passato fino ai 40 anni ad assecondare gli altri. Quindi io ho visto che anche assecondando gli altri, c'era sempre, tutti avevano sempre da ridire. E io ero frustrata, cioè io mi sentivo veramente annoiata e noiosa di me. Quindi ti dico, per parlare del lato scuro, dico,
proprio perché io ho fatto questa esperienza di conoscenza di me, di tirare fuori la parte nascosta e dargli ascolto e fargli prendere la luce, ho scoperto, quindi la parte nascosta significa insicurezze, dolore, fragilità, vulnerabilità, eccetera, eccetera. Ho lavorato molto su questa cosa, l'ho fatta uscire dall'ombra e è diventata potentissima. È diventata potente nel senso che è stato un lavoro così liberatorio e ho scoperto che la parte autentica, ascoltata, che poi alla fine secondo me è la nostra parte più vera, sì, mi sono persa, però nel senso, quindi per dirti il doppio è semplicemente il dire sono affascinata dalle varie maschere che noi abbiamo, ma anche se noi se non sono maschere è affascinante mostrare attraverso gli autoritratti o i ritratti le varie parti di noi. Per esempio, io ho fatto un percorso molto forte sull'autoritratto, perché i miei autoritratti prima erano sì molto rabbiosi, incazzosi, ma erano anche molto maschili. Ok. In questi 10 anni ho tirato fuori la parte maschera, che è più maschile, più aggressiva, però poi ci ho lavorato e piano piano ho tirato fuori anche, per esempio, le foto che io ho fatto pochi giorni fa, il tutorial sul come valorizzarsi, quello è stato, allora, se una persona le vede e non mi conosce dice che esibizionista, no? In realtà non sa che quello è stato la punta dell'iceberg di un lavoro durato 10 anni, dove io, chi mi conosce lo sa, io non sono una persona che mette in piazza la femminilità e la sensualità, perché non mi sento così, io sono molto maschiaccio, ok? E anche l'accoglienza, la morbidezza, cioè tutte le cose che sono morbide e soft, io non le faccio vedere. Infatti, per esempio, chi mi vede, mi conosce di persona, dice ma tu sei più dolce, più morbida di quello che cioè, perché sembra che frusto io. In realtà è perché sono, sì, molto diretta, determinata, ma c'è quella patina, ok? Poi però c'è tutto il resto. E quindi, ecco, per concludere, dico, mi piace molto, ma se io mi giro, ecco, si vede di più, ecco, ok, no, vabbè. E dicevo, e quindi mi piace molto l'idea di autorizzare le persone, e quindi anche me, a far vedere che non siamo solo in un modo, ma siamo in diversi modi. E un autoritratto che a me piace molto, ecco, adesso incomincio a dare i numeri in cui non sto ferma. Un autoritratto che io adoro, mi piace molto e che è molto significativo, è uno che ho fatto pochi mesi fa, ed è praticamente due me, cioè due autoritratti di me, dove praticamente sembra un amplesso, cioè molto forte come cosa. Allora, la mia parte femminile, morbida e accogliente, è davanti che mi abbraccio e sono nuda, ok? Cosa che prima io non mostravo. Quindi la mia parte che prima mostravo era maschile, molto strong, ok? Invece in questo caso, perché in questo momento io sono in questa fase, quell'autoritratto è invece la prima cosa che va verso l'obiettivo, è la mia parte femminile. Femminile, sorridente, morbida, cosa che io non mostro poco. E sono così, e in più nuda, quindi. E dietro ho un'altra testa, che sono io,
che però l'autoritratto in sé sembra veramente un amplesso ed è molto affascinante. E l'altra parte, scusami, è più a un'espressione più dura, comunque più aggressiva, per dire, no? Che sarebbe la parte che io ho sempre fatto vedere. Quindi un amplesso in cui, metaforicamente parlando, un amplesso in cui la parte dura e sociale e la parte intima e morbida si riuniscono in un unico ritratto che sono io, che è il risultato di dove oggi sono. Quindi capisci quanto è importante, alla fine, la fotografia e l'autoritratto o il ritratto nella conoscenza. Però chi mi vede dice, magari ti vuoi far vedere, ma non credo, perché secondo me si percepisce che c'è dietro qualcos'altro, che non lo faccio per esibizionismo, credo che comunque si senta, perché bellissimo. Appunto non mi interessa quello, capito? Ma sì, ma certo, no? Ma poi credo che sia insomma interessante anche andare un po' più in profondità, e quindi tu sei sicuramente una persona che, una volta che, che qualcuno entra in contatto con te, tu sei capace di portarlo un po' nel tuo mondo, no? E non è un caso se tante persone, anche veramente visto sul gruppo di aspiranti fotografi, hanno scritto che ti conoscono, che ti vogliono bene, che non vedevano l'ora delle interviste, eccetera, perché comunque si vede che hai un impatto sulle persone con le quali entri in contatto, e questo fa la differenza, sia come fotografo che come persona, quindi bellissimo questo. Diciamo che o mi si ama o mi si odia, non ho, vedi? Ok, vabbè, è giusto. E, allora, tu lo sai già che io chiudo le interviste con le tre domande? Sì. Te le sei preparate, vero? Brava, sì, perché di solito gli ospiti non guardano, cioè non arrivano, non guardano le interviste, oppure se le guardano è raro che arrivino fino alle ultime domande, quindi riesco sempre a prenderle un po' in contropiede. In questo caso no, però vabbè. Io approfondisco sempre, mi sono guardato tutti i tuoi canali, io sono una che approfondisce, perché sono una persona curiosa. Quindi mi piace comunque. Grande. Ma tra l'altro, sai che, visto che l'hai citata più volte, Monica Silva, ad esempio, sì, era andata a vedersi tutti i miei lavori. Ma è normale. Benissimo. E la cosa che mi ha fatto strano è che, ovviamente, io da intervistatore devo fare questo tipo di lavoro comunque, ovviamente, no? Cioè andare un po' a cercare la storia della persona, conoscerla un po'. Poi a me piace scoprirla molto durante le interviste, no? Mi piace anche la sorpresa che ho mentre mi raccontano la propria vita. Però ovviamente faccio questo percorso. Quindi subirlo è stato... Cioè, ci sono rimasto. E poi abbiamo parlato per un sacco di tempo di questa cosa io, Monica Silva, che è meravigliosa. Piccolissima parentesi. Io quando ho a che fare con qualcuno, qualsiasi persona, io vado ad approfondire, perché mi piace capire chi ho di fronte. Quindi, assolutamente. Grande. No, ma ti fa onore, però bellissima questa cosa. E adesso cambierò le domande. No, scherzo. Allora, le sfide, per cui non mi tiro indietro. Allora, la prima domanda è, un libro che consiglieresti? Allora, parto dal secondo, che anche tu hai. Vai. Anzi, no. Cambio il gioco. Vai. Allora, il primo è questo qui. Ok, The Shadow Effects. Bravo, perché io con l'inglese faccio brutte figure. Ed è proprio quello che ti dicevo prima, nel senso, io ho letto diversi libri anche di psicologia, di sociologia, mi piace variare, mi piace molto leggere. Però questo qui l'ho letto nel 2011 e ho detto, non è possibile. Cioè, praticamente, a parte che si divora, è scritto da tre autori, ma... ci sono dei libri che hanno la capacità di mettere insieme in un disegno tutte cose che tu magari hai vissuto, così te le come se fosse la cosa più normale e ovvia di questo mondo. E tu sei lì che dici, cioè sembra un cretino, no? In realtà, allora, di cosa parla? È un libro praticamente che parla appunto del concetto che dicevo prima, e cioè la parte più nascosta di noi, che appunto non ascoltiamo e non facciamo uscire,
può farci del male, può farci del male con dipendenze piuttosto che perché è frustrata, non gli diamo ascolto da parte di noi. Ma se noi l'ascoltiamo, cominciamo a parlarci e la facciamo uscire dall'ombra, appunto, diventerà la parte più potente e forte di noi. E io l'ho vissuto assolutamente, totalmente con me stessa, perché alla fine il mio valore aggiunto nella fotografia, oppure per esempio, cioè gli stessi temi che io tratto con la fotografia o che adesso ho scritto un romanzo, e li ho messi comunque lì, perché alla fine quello che mi interessa sono queste cose, ok? E quindi praticamente dice proprio questo, che se noi ascoltiamo la nostra parte più vulnerabile, vuol dire che ci sono delle cose irrisolte. E appunto la trasformazione che può diventare appunto la parte più forte e più potente di noi. Ed è vero. Quindi questo è il primo. Vai, secondo? Una volta che uno legge questo, dopo, okay. No, cioè questo che tu conosci, sì, bellissimo. Che però io non lo consiglio agli artisti, ma secondo me lo dovrebbero leggere tutti, perché serve a tutti quanti per, non dico di cosa parla, però sono praticamente scritto in una maniera molto fluida e ti dà anche degli esercizi per conoscerti di più. E quindi l'hai fatto il primo esercizio, che non svegliamo qual è, ma l'hai fatto? Io li ho fatti tutti, ma non sono costante su quello che quando io l'ho letto ho detto tanto non sarò mai costante. No, beh, quello è molto tosto, cioè quell'esercizio lì è proprio tosto da parecchio. Vabbè, comunque poi invece un film o serie TV che consiglieresti? Allora, di film, anche qua, io sono proprio logoroica, fissata con la ricerca di se stessi, ok? Perché secondo me è proprio la prima cosa che una persona dovrebbe fare, prima di tutto per sé e poi in ambito professionale. Aspetta, che per i titoli... Opera senza autore, è giusto come titolo? Opera senza autore. Io non lo conosco, quindi lo do per buono. Allora, intanto io controllo. Comunque, okay. È praticamente... Aspetta, al volo. Sì. Senza... Io non l'ho mai sentito. Sì. Opera senza autore. Ok. Ed è un film bellissimo. Dura 3 ore. Ok. Ma... io di solito non sono una che guarda film che durano tantissimo, cioè non sono l'intellettuale, ma in questo caso tu non le senti assolutamente queste 3 ore. E perché lo consiglio? In questo caso lo consiglio a artisti o comunque a persone che vogliono fare un lavoro creativo, o eventualmente a persone che utilizzano l'arte, che sia la musica, che sia il disegno, la fotografia, eccetera, per capire che tipo di artista uno vuole essere. Quindi è un film ambientato nel periodo della guerra, quindi se ti dico questo nessuno lo guarderà, ma è molto potente perché parla di un personaggio che fa proprio un percorso per capire chi è come persona e poi cosa vuole tirare fuori dalla sua arte, ok? Affiancato da un insegnante che lo stimolerà, eccetera, eccetera. Quindi è assolutamente indicato da vedere. Super grande. L'ultimo invece, un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa tornare utile e interessante? Allora, io invece questa quando l'ho sentito ho detto di getto mi è venuta questa cosa, e cioè una penna. Okay. Nel senso che secondo me scrivere per se stessi o disegnare, cioè tirare fuori, liberare il chakra, comunque tirare fuori, fa comunque bene scrittura. Oppure il disegno secondo me rilassa molto. Quindi
Io pensavo questo. Ok, allora facciamo così, una penna e una matita, che tanto sotto i 10 euro ci stanno, una per scrivere, l'altra per disegnare. Oppure una penna con foglio, infatti ero lì che dicevo, chissà se okay, lo permette. Sì, nei 10 euro ci stanno i fogli, ci stanno i fogli. Grazie mille Michele, è stato davvero un piacere immenso. Ero curioso di conoscerti perché già prima, insomma, prima di questa intervista sarei voluto venire, come ti diceva Francesca, insomma, comunque a trovarti, a fare quattro chiacchiere così. L'abbiamo fatto live ed è stato un immenso piacere, abbiamo toccato tantissimi argomenti super interessanti. Credo che, insomma, questa testimonianza vada a riempire, no? E in qualche modo a valorizzare tutto il contenuto di Convivium, quindi di questo ti ringrazio. Non vedo l'ora che finisca questa quarantena per poi, insomma, vederci, tanto siamo anche... Ma non solo, io ti lancio una sfida. Se vuoi, io vorrei fotografarti. Volentieri, e non certo. Ti dico come. Ok, va bene, non c'è problema. Volentieri, volentieri. Beh, grazie. Lo farò davvero volentieri. Sono... sempre predisposto, insomma, e mi piacciono le sfide anche a me, quindi benissimo. Ti abbraccio intanto, ringrazio tutta la chat che, insomma, è stata bellissima, hai ricevuto un sacco di messaggi bellissimi, ma e niente, ti mando un abbraccio forte e spero di, insomma, vederci presto poi dal vivo. Grazie mille per esserci. Ciao a tutti. Ciao.